Alla serata per il lancio dell'iniziativa le litografie sono in vendita in cambio di un'offerta a partire da 200 euro, moderata dall'assessore alla cultura di Lecco Michele Tavola, Daverio ha lanciato le sue immancabili provocazioni invitando a guardare l'Africa con occhi nuovi. Fare un po' di discussione sull'Africa può tornare estremamente utile e anche per inventare un percorso di solidarietà con l'Africa che non sia poi quel vecchio stile, no? Quando eravamo ragazzi c'erano i missionari che dicevano dai un po' di soldi per l'Africa e noi pensavamo ai negretti, no? Oggi non è più così, oggi bisogna avere la cognizione del mondo che si affronta e della complessità di un mondo, quello dell'Africa, che è molto diverso da un luogo all'altro, contiene messaggi così complessi che dovremmo avere il coraggio di studiarla un po'. L'arte, la cultura lanciano il grido di dolore per la carenza di fondi, ma si fanno trovare pronte di fronte al richiamo della solidarietà. Ma forse sì, perché in fondo l'energia maggiore che ha espresso l'Italia negli ultimi 20 anni è quella attorno alla solidarietà, cioè gli italiani sono meglio dell'Italia, è una cosa che ormai è risaputa, anzi il paese è un po' che non sa dove andare, mentre gli abitanti del paese hanno una voglia partecipativa, poi devo dire molto nell'ambito lombardo.